benvenuti al nostro concerto, l'unico dedicato alla formazione per quattro mani, una particolare e rarissima formazione cameristica in cui si suona contemporaneamente in due persone sullo stesso pianoforte. È una formazione che ha avuto una grande storia nel passato, in quanto era molto adatta per far ascoltare all'interno delle case, in particolare case aristocratiche e case signorili, i grandi capolavori dell'arte sinfonica che invece potevano essere usati e ascoltati solo nelle grandi sale da concerto. Quindi era un po' una specie di antesignano del nostro CD o addirittura dello streaming, cioè vedere i concerti in casa. Nell'Ottocento e anche prima i concerti in casa non si potevano vedere se non in live, e quindi si utilizzava la tecnica del quattro mani per semplificare l'esecuzione. E in questo mondo particolare delle esecuzioni casalinghe di grandi capolavori orchestrali entrano i due brani che ascolterete oggi. Uno è di Maurice Ravel, che è La Rapsodia Spagnola, è un brano piccolo, di quattro piccoli movimenti, sono quattro piccole danze spagnole che vengono suonate e danzate sullo strumento, è una riduzione orchestrale dell'autore. Ma il vero pezzo forte del concerto è la Saga della Primavera, che in pratica viene qui presentata nella versione iniziale scritta da Stravinsky nel 1911, che venne eseguita addirittura da Stravinsky in persona e Claude Debussy come secondo pianista. Quindi insomma questa fu la prima volta che venne eseguito questo brano in pubblico, anche se il pubblico poi in effetti era molto piccolo, in quanto venne presentato in un salotto da non più di una trentina di persone. Detto questo, vi ricordo come funzionano i nostri concerti, sono tutti gratuiti, quindi se vorrete lasciare una piccola offerta per l'associazione che sosteniamo quest'anno è Playing for the Planet, un'associazione mondiale che raccoglie fondi per ripiantumare alberi dove sono stati eliminati, in particolare nei centri urbani, ma non solo. E vi ricordo alla fine del concerto che l'uscita da utilizzare sarà quella porta verde, e alla fine del concerto non si potrà sostare all'interno della sala per salutare i nostri validissimi giovani, ma bisognerà uscire perché noi dovremo sanificare per il concerto successivo. Vi ricordo e vi prego cortesemente di spegnere ogni oggetto di carattere cellulare o similari, perché siamo in diretta e quindi qualsiasi suono interferisce sia con la registrazione ma anche con il segnale che va e viene. Quindi non metteteli silenziosi, spegneteli proprio, che tanto non vi servono. Grazie mille e buon ascolto.
Thank you.